Buongiorno amici, anche oggi io resto a casa, io bevo a casa. Oggi vi voglio raccontare di uno dei miei vini del cuore. Parliamo dello Schioppettino di Prepotto. Per l'occasione Paolo Petrussa, annata 2014. Ci troviamo dunque in Friuli Venezia Giulia, nella provincia di Udine, nel comune di Prepotto, frazione di Albana sul confine tra Italia e Slovenia. Mai nessun vitigno sarà in comunione con un singolo comune come lo Schioppettino con Prepotto. La storia parte da molto lontano. Si inizia a parlare di Schioppettino già nel 1200. Per l'esattezza, i primi documenti risalgono al 1282. E si evinceva che lo Schioppettino era presente sulle tavole di parecchie famiglie importanti della zona. Poi subì qualcosa di particolare sul finire degli anni 70. Nel 76 un decreto legislativo lo mise fuori legge. Ci fu una piccola rivolta popolare in quel di Prepotto, tant'è che l'allora sindaco Bruno Bernardo convocò un consiglio comunale in emergenza nel 77. E per voto unanime chiese di riabilitare lo Schioppettino a poter essere coltivato ancora nella zona. Nel 78, quindi, diciamo, il governo cambiò un po' il suo decreto e riammise lo Schioppettino tra le varietà autorizzate nella zona. È conosciuto anche come Ribolla Nera in slavo Pocalza e deve il suo nome allo Schioppettio che il vino faceva sul palato, in quanto prima degli anni 70 veniva vinificato leggermente amabile, leggermente frizzante, aveva questa sorta di scintilla sul palato, ma anche perché ha l'uva molto spessa e quindi masticando l'uva si ha proprio questo croc, questo schioppettio che da qui si pensa derivi il nome. Il vino di oggi, come detto, è della cantina Gianni e Paolo Petrussa. Ci troviamo nella frazione di Albana, nel comune di Prepotto. Le uve vengono da una vigna singola che ha piante tra i 12 e i 40 anni, per lo più suolo marnoso con tracce di argilla. Il vino subisce un affinamento di 18 mesi in barrique e sosta altri 8 mesi in bottiglia. Quello della sosta in barrique è il nuovo modo di fare schioppettino che si è iniziato sul finire degli anni 70. Il vino è elegantissimo, sia nel colore che nell'olfatto che al palato, e il superlativo è sicuramente appropriato. Guardiamo innanzitutto il colore. Il colore è una veste rubina molto molto limpida, con delle trasparenze veramente intriganti e un'ottima consistenza. Al naso ha quel marcatore classico dello schioppettino, quindi il pepe bianco, ma dietro ha un'esplosione di profumi fruttati, note tostate, leggere note fumé e sicuramente anche delle note balsamiche. In bocca è meraviglioso perché quel pepe bianco, quella sensazione balsamica ritornano immediatamente. Un tannino molto presente ma leggero garantisce una grande beva insieme alla ottima acidità. E poi torniamo sul concetto iniziale, l'eleganza. Una pulizia di bocca esemplare, un finale lungo e veramente appagante. Un grande, grandissimo vino. Io vi saluto, alla prossima.